Siamo lodati Gesù e Maria. Sono molto belle queste letture che hanno in comune il tema della salvezza, un tema tipicamente d'avvento, d'attesa del Salvatore. Il Vangelo lo prende sotto l'aspetto specifico della salvezza dai peccati, lo vedremo tra poco, che è quello più evidente, più importante. Il profeta Isaia è un pochino il raggio di azione. Parla degli smarriti di cuore, a cui dice: guardate, non temete, il vostro Dio viene a salvarvi. Chi sono gli smarriti di cuore? Gli smarriti di cuore non sono necessariamente i grandi peccatori, sono le persone che, come dice il termine stesso, non sanno più che fare, sono persi, hanno perso un pochino l'orientamento, hanno perso la bussola. Possono essere persone che magari nella vita non hanno mai avuto molto chiaro quello che dovevano fare, non hanno avuto molto chiaro neanche l'orizzonte della nostra santa fede, oppure vengono da esperienze dolorose, anche da esperienze ampiamente fallimentari, dove sembrerebbe che sforzi e tentativi sono stati in qualche modo vanificati. Il messaggio del profeta è un messaggio di coraggio e dice anzitutto: irrobustite le mani fianche e rendete sante le ginocchia vacillanti. Quindi, per rialzarsi, il nostro Dio ci viene incontro, ma noi dobbiamo andargli incontro. Come? Le mani fianche sono, cominciamo a muoverci, a fare qualcosa di buono, come possiamo. Le ginocchia vacillanti, cerchiamo di rendere lente, quindi camminiamo. Basta camminare lentamente, fare un passo al giorno, ma farlo bene. Questo basta per essere intercettati dal Signore, per essere portati su questa via di salvezza, per risolvere tutte quante le situazioni di difficoltà spirituale, anche pubblicamente descritte, come si aprono gli occhi dei ciechi, si schiudono gli orecchi dei sordi, lo zoppo salta come un cervo, e poi un incompimento dell'opera salvifica. Poi una persona è salvata da Gesù, si vede subito, su di essa torneranno, su questa strada santa, riscattati dal Signore, e che succede? Gioia e felicità li seguiranno, e fuggiranno tristezza e pianto. Quando una persona vive in comunione con Gesù, vive questo. Se gioia e felicità sono nel tuo cuore e tristezza e pianto, quelli brutti, quelli propri della depressione, proprio appunto di chi si sente un fallito, si sente comunque una persona che non sa bene che fare della vita, se sono ancora presenti nel nostro cuore, Gesù non l'abbiamo incontrato. Se sono lontano di cuore, certamente Gesù lo abbiamo nel nostro cuore. Il Vangelo prende un punto di vista specifico della forma più grave di lontananza che ci possa essere da Gesù, che è quella che maggiormente dobbiamo considerare, che è quella del peccato. Cioè, il miracolo che Gesù fa, la guarigione del paralitico, se uno fa attenzione, gli scoperchi hanno detto che portati davanti a questo, Gesù non lo guarisce, Gesù gli dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Voi immaginate, se fossi state presenti, che cosa avreste pensato, no? Vabbè, i farisei pensavano che bestemmiasse, perché i farisei capivano bene alcune cose, perché solo Dio vuole mettere i peccati, perché il peccato offende Dio. Se Gesù diceva così, voleva dire che si arrogava il diritto di essere figlio di Dio. E in effetti Gesù può fare il miracolo per dimostrare che lo è. Dice: siccome voi pensate che io non posso rimettere i peccati, alzati, se ho fatto un miracolo mi sono, io sono il figlio di Dio. Capite? Però immaginiamolo di essere presente alla scena. Supponiamo che noi sappiamo che Gesù è il figlio di Dio. Te portano davanti in paradiso. Ma tu che gli dici? Mi sono rimessi i peccati e poi vanno a casa sempre paralitico. Forse avremmo fatto qualche giudizio di altro genere. Guarda questo, anziché mettere un piede, ci sono rimessi, che sarà mai? Ci sono rimessi i peccati. È questo il punto. Cioè, stare in stato di peccato grave è più grave che essere paralizzato nelle membra. Questo è il senso del Vangelo. Più grave. Con la differenza che mentre quando uno è paralizzato nelle membra lo sa, perché se uno è paralitico e sta su una sedia a rotelle non è che c'è bisogno di qualcuno che glielo spiega, quando noi siamo interiormente paralitici, paralizzati, questo lo dice anche il nome di ieri, non lo sappiamo molte volte. Cioè, ci sono persone che vivono in situazioni di peccato molto grave e pensano di non starci. Ma che significa? Che sono paralitici senza sapere di esserlo e quindi stanno comunque male. E poi si chiedono: ma come mai che sto così male? Ma come mai che nella vita ho avuto storto? Come mai questo? Come mai quest'altro? E vanno a cercare chissà quale strana soluzione. Non escluse quelle, voi sapete che in Italia 20 milioni di italiani vanno dei maghi, un italiano su 3. Quando le cose vanno storte, dice: tu che di qualcosa, fammi andare al mago. E alcuni dei maghi, tra l'altro, sono
ciarlatani, altri no, altri sono implicati con le forze oscure del piano di sotto e fanno i guai, capite? Sono ancora più inguagliati come erano prima, oltre che con un portafoglio molto più leggero, capite? Succedono queste cose. Allora, il tema della salvezza deve essere un tema fondamentale. Io tante volte ho detto, oggi si assiste nella Chiesa comunioni facili e confessioni difficili, cioè si alzano a volte a fare la comunione in grosse celebrazioni gente che magari sono mesi, sono anni che non si confessa o che si trova in situazioni assolutamente incompatibili con la comunione sacramentale, e i confessionali sono o vuoti o, quando sono frequentati, si capisce che sono frequentati da fedeli che non hanno ancora una coscienza ben formata, che magari ti confessano un muscellino, come diceva Gesù nel Vangelo, e si dimenticano del cammello, o si dimenticano, o a volte se lo vogliono dimenticare. Con la conseguenza, quando uno, sapete, si accosta all'Eucaristia senza stare in grazia di Dio, io lo ricordo sempre quando faccio il funerale, dico attenzione, perché il funerale non è sempre tentato, diciamo, se è morta una persona cara, magari quando faccio la comunione, dico, io ti capisco che ti viene questo desiderio, però se tu non sei pronto a fare la comunione, quella comunione non solo che non fa niente a quel poraccio che è defunto, ma fa molto male pure a te, capite? Perché comunione richiede confessione, confessione fatta bene richiede cammino di presa di coscienza dei nostri peccati, non in base a quello che noi pensiamo, ma in base a quello che Gesù ci insegna a essere bene, ma dinanzi a cui dobbiamo essere sempre aperti. Bene, chiediamo al Signore per mezzo della Madonna, qualunque sia la situazione in cui ci troviamo, che possiamo vivere bene in questo tempo di avvento, con fiducia che se apriamo bene le porte del cuore, il Signore viene ad aiutarci, a salvarci, a tirarci fuori da ogni situazione di sofferenza e di morte, sia essa esistenziale, come abbiamo visto, sia essa più profonda, magari in situazioni brutte, non so, tensioni, odi, litigi, cose di questo genere, situazioni inveterate, brutte, ecco, Gesù ha potere su questo, basta che uno gli apra le porte del cuore e ci faccia, e ce lo faccia profondamente entrare chiedendogli aiuto. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre sì.